Allora, quindi parliamo adesso dei Balcani, la regione balcanica. Allora, la regione balcanica è quella che prende il nome dai Monti Balcani che separano la Bulgaria dalla Serbia. La regione balcanica ci sono i paesi dell'ex Jugoslavia, la Grecia, la Bulgaria, l'Albania e il Kosovo, che anche questo faceva parte dell'ex Jugoslavia. Allora, i Balcani. Questa regione fu il primo popolo che abitò in questa regione di cui abbiamo notizie, fu quello degli Illiri, che viveva in questa regione, la regione balcanica, se eccettuata la Grecia, è chiaramente un'altra storia. Gli Illiri vivevano in questo popolo prima dell'invasione romana. Poi tutto questo territorio fu romanizzato e divenne parte dell'impero romano, la provincia dell'Illyricum. Ci furono imperatori romani di origine illirica, il più famoso dei quali è Diocleziano, famoso perché fece costruire per esempio il palazzo a Spalato, Split, oggi in Croazia. Era molto importante quell'area per l'impero romano, tant'è vero che quando lo stesso Diocleziano divise l'impero romano in quattro parti, una delle quattro capitali, Sirmio, è una città che attualmente si trova in Serbia. Quindi moltissimi sono i monumenti di origine romana nei Balcani. Arriviamo poi alla caduta dell'impero romano d'Occidente e una parte, i Balcani sono nell'impero romano d'Oriente, quello che poi si chiamerà impero bizantino. È un periodo molto caotico, caratterizzato da diverse invasioni. Importante è l'invasione degli slavi, di cui di solito i libri di storia non parlano, perché parlano i libri di storia dell'invasione degli unni, dei barbari germanici, quindi ostrogoti, visigoti, eccetera, e delle invasioni successive, vichinghi, ungari, eccetera. Ma molto importante è l'invasione degli slavi, che arrivano in tutta questa zona, quindi all'inizio del Medioevo, dopo la caduta dell'impero romano d'Occidente. Quasi tutti le popolazioni che abitarono poi questa zona, alla fine, a un certo punto, per la maggior parte furono slave. Quindi il territorio fu slavizzato, eccezion fatta per l'Albania, le popolazioni albanesi e a nord una parte italiana e una parte ungherese in quella che poi è la Voivodina. Comunque, allora, gli slavi. Gli slavi, infatti, gli slavi del sud, che poi saranno chiamati jugoslavi, sono separati dagli slavi del nord, dall'Austria, dall'Ungheria e dalla Romania, questo oggi. Quindi, nel Medioevo, si creano alcuni regni slavi molto importanti. C'è il regno di Croazia, che si crea più o meno alla sua importanza nel IX-X secolo. Si creano alcuni principati successivamente anche nel Montenegro e si crea anche un regno di Bosnia e si crea anche un regno di Serbia, che sarà fra questi il più importante, che raggiungerà una potenza rilevante nel 300. Assoggetterà anche tutta la Grecia, tranne il Peloponneso e le isole. Il regno di Serbia. Non dobbiamo dimenticare però la Dalmazia e l'Istria, che per lunghissimo tempo rimangono sotto la Repubblica di Venezia, sotto la Serenissima Repubblica di Venezia. Voglio citare anche l'attuale Dubrovnik, che fu la Repubblica di Ragusa, nella Dalmazia del Sud, che ebbe una storia di indipendenza molto interessante. Più o meno fu indipendente dopo alterne vicende dal 300 fino al 1808, quando perse la sua indipendenza. Ma nel periodo dopo il Medioevo, cosa avviene? La parte della Croazia venne presa inizialmente dall'Ungheria e successivamente dagli Asburgo, dall'Austria. La parte invece della Serbia e anche le regioni limitrofe vennero poi inglobate dall'Impero Ottomano, dai turchi, e tra queste anche l'Albania. Quindi, e la Grecia, ovviamente. Quindi l'Impero Ottomano mangiò una parte molto consistente di questi paesi. Ci furono delle guerre anche, ci fu la battaglia di Kosovo Polje, quando tra serbi e ottomani,
anche gli albanesi lottarono a lungo contro i turchi nel 400 con Skanderbeg, che è il loro patriota nazionale. Comunque, quindi, la parte sud fu presa dall'Impero Ottomano, la parte dell'Austria fu presa poi dall'Asburgo, che poi fino al 1918. Allora, cosa succede poi? Che nell'Ottocento la situazione cambia, perché l'Impero Ottomano si sfalda, si indebolisce, e quindi nascono i movimenti nazionalisti di indipendenza, che portano già all'indipendenza di alcuni paesi nel 1878, dopo il congresso di Berlino. Per esempio, il Montenegro era già diventa indipendente, la Serbia era già indipendente, e quindi nascono alcuni stati slavi. E arriviamo poi alle guerre balcaniche e alla prima guerra mondiale. Durante le guerre balcaniche, che sono precedenti alla prima guerra mondiale, la Serbia si ingrandisce. E la prima guerra mondiale nasce proprio perché un nazionalista serbo-bosniaco uccise l'arciduca d'Austria a Sarajevo. Quindi dal nazionalismo di questa zona contro l'Austria parte la prima guerra mondiale. Dopo la prima guerra mondiale si crea nel 1918 il regno dei serbi, dei croati e degli sloveni. E questo regno, che quindi fu un regno, una monarchia serba, che però facevano parte di questo regno anche i croati, gli sloveni e altri popoli slavi dell'area. Per farla breve, arriviamo poi alla Seconda Guerra Mondiale, una situazione molto caotica in cui abbiamo la guerra, la Croazia che a un certo punto si rende indipendente e diventa una Croazia fantoccio, la Croazia di Ante Pavelić, che era simpatizzante per le potenze dell'asse, e poi abbiamo la guerra civile dove i partigiani si dividono in Serbia in due parti, i cetnici e quelli comunisti di Tito. E poi, dopo la Seconda Guerra Mondiale, nasce appunto la Repubblica Socialista di Jugoslavia. Qui abbiamo una guida della Jugoslavia. La Repubblica Socialista di Jugoslavia, e poi voglio concludere, fu particolare perché Tito era una repubblica socialista, quindi comunista, però Tito mantenne una neutralità e divenne il capo dei paesi allineati. Non aderì mai né alla NATO né al patto di Varsavia. Tito muore nel 1980 e a questo punto nascono i nazionalismi, cioè nascono, si intensificano i nazionalismi che portano poi alla guerra balcanica, alla guerra di Jugoslavia. E ora non c'è tempo di parlarne, ma insomma la Bosnia, la Croazia proclamano l'indipendenza, la Slovenia nel 91 subito diventa indipendente, si crea una guerra, serbi contro croati, serbi e croati contro bosniaci, una guerra che finisce nel 1995 con la sistemazione con l'indipendenza appunto di Croazia e della Croazia e della Bosnia, che però la Bosnia viene divisa in due entità, la Federazione Croato-Bosniaca e la Repubblica Srpska. E c'è poi la guerra del Kosovo, perché nel Kosovo c'è una fortissima minoranza albanese, quindi una grande guerra tra Kosovo e quello che rimane della Jugoslavia, interviene poi la NATO, eccetera, e poi la guerra del Kosovo si conclude e il Kosovo ha poi dichiarato nel 2008 l'indipendenza, ma è riconosciuta da una gran parte di paesi, ma non da tutti, non tutti i paesi del Consiglio di Sicurezza dell'ONU riconoscono l'indipendenza del Kosovo. Poi citiamo anche la Macedonia, che diventa indipendente nel 91 anch'essa, che oggi si chiama Repubblica Macedonia del Nord, e citiamo la Repubblica del Montenegro, che diventa indipendente nel 2006 staccandosi dalla Serbia. Oggi la Slovenia e la Croazia aderiscono all'Unione Europea, mentre gli altri paesi al momento no, ma molti di loro sono in trattativa per entrarci. Buonasera, buonasera a tutti amici viaggiatori. Ci troviamo nuovamente insieme per assistere ad una nuova conferenza di OTRA, che è l'Associazione di Viaggiatori Indipendenti. Sappiamo tutti ormai che OTRA nasce nel 2005 in modo del tutto informale, come un forum di viaggiatori
amanti del viaggio diffusi in varie parti d'Italia, che decidono di mettere in comune le proprie esperienze. Col tempo i viaggi aumentano, i contatti tra viaggiatori aumentano, nascono anche delle amicizie e quindi si sente la necessità di dare una struttura più formale e una struttura vera e propria a questi viaggiatori che vogliono mettere in comune le proprie esperienze. Così nel 2011 OTRA diventa una vera e propria associazione che è tuttora attiva, principalmente organizzando viaggi in tutto il mondo e anche facendo e organizzando dei raduni di viaggiatori che si svolgono periodicamente in varie parti d'Italia, che vedono la partecipazione di decine di viaggiatori. Innanzitutto ora entriamo più vicini da vicino al tema della conferenza e stasera parleremo del mondo dei Balcani. Siccome noi partiamo dal presupposto, noi di OTRA, che per conoscere un posto è importante conoscere anche gli aspetti gastronomici del posto visitato, stasera vi voglio, diciamo, introdurre per la gola alla conferenza presentandovi il plescavizza, che è un tipico piatto, principalmente potremmo dire serbo, ma diciamo principalmente di questa zona balcanica. Innanzitutto, ora sarò molto breve, è fatto principalmente da carni miste di almeno due animali, che possono essere agnello, maiale, manzo o vitello. Questa carne macinata viene messa a marinare nel frigo per alcune ore con spezie come aglio, cipolla, paprika dolce e peperoncino. Dopodiché viene fatta, viene resa una sorta di hamburger e una volta cotta, principalmente per fare un lavoro buono sulla brace, viene mangiata accompagnata con una frita, cipolle tritate, oppure se uno vuole fare una cosa ancora più raffinata, la può accompagnare con la salsa Aymar, che è anch'essa una salsa tipica dei Balcani, fatta da peperoni, peperoncino, melanzane ed aglio. Quindi vi ho mostrato questa pietanza che poi mangerò e poi ci berrò insieme la Slivovica, che è questo distillato di prugne. Però torniamo al tema della conferenza. Innanzitutto voglio ringraziare il professor Francesco Muratore, l'uomo colto di OTRA, che tra l'altro, facciamo una parentesi, ha anche vissuto a Zagabria e quindi conosce anche molto bene la zona balcanica, che ci ha onorato stasera con la sua saggia e sapiente introduzione storica. Vi voglio dire che nel corso della conferenza, cari telespettatori o internet spettatori, potrete fare degli interventi chiaramente scrivendoli sul web, e già verso la metà della conferenza i relatori potranno rispondere ai nostri quesiti, o comunque potrete ricontattarci tramite i contatti che vedete in sovraimpressione. Ora inizio col presentare i relatori di questa serata. Iniziamo da Luca Pincitore da Firenze, che è regista e scenografo e relatore di questa serata. Ciao Luca. Ciao a tutti, buonasera.
per il nickname lo conosciamo come Geometra Calboni. Poi abbiamo Valentina Galleano da Genova. Buonasera a tutti. Ciao, Galla come nickname. Abbiamo poi Claudio Oberti, detto Obe, da Verbania. Ciao a tutti. Ciao. Abbiamo poi Claudio Serafini, dalla ridente Rosate, provincia di Milano. Ciao a tutti, buonasera. Ciao, ciao, ciao. Poi abbiamo Luca Tocco da Savona. Ciao a tutti, buonasera. Ciao, nickname Iena. E poi abbiamo Marco Nebuloni e Raduscia Dacevic, nonché sua sposa legittima a Milano. Buonasera, buonasera a tutti. Ciao a tutti. Avremo modo di approfondire, siamo molto contenti del vostro debutto in Otra, o meglio in queste conferenze. E infine abbiamo un altro amico, Marcello Cella da Pisa, che è il conduttore radiofonico della trasmissione Balcania. Ciao, buonasera. Ciao Marcello. Beh, a questo punto per me buon appetito. E per voi la conferenza è servita. Ci vediamo dopo. Allora, buonasera a tutti. Allora, riprendiamo ora dopo queste introduzioni sia storiche che di presentazione della nostra associazione, del nostro gruppo, prendiamo il vivo della conferenza. Io coordinerò un po' la situazione con gli ospiti, poi vi racconterò anche io qualche situazione, avendo viaggiato praticamente più volte in tutta l'area balcanica, e più volte anche, quindi conoscendo abbastanza bene, diciamo, la situazione. E entriamo subito nel vivo allora con Luca Tocco. Con il quale, prima di iniziare, volevo raccontare un piccolo aneddoto. Praticamente io con Luca, noi ci siamo conosciuti, forse sarà stato il 2004, il 2005, e il primo viaggio che effettuammo insieme fu proprio a Sarajevo, fu nei Balcani. Era in lontano, forse il 2007, o almeno 2007. Lontano per noi, era 2007, sì. Poi da lì comunque iniziò un grande sodalizio, diciamo, di viaggi. Viaggiamo spesso insieme, un po' come Massimo Boldi e Christian De Sica, finché poi a un certo punto poi abbiamo provato delle strade un po', degli interessi un po' diversi, ma siamo sempre amici e sempre viaggiamo ancora insieme. Allora Luca, ti lascio un po' la parola, perché tu so che volevi parlare un po', volevi fare un po' un certo discorso un po' anche un po' più introduttivo sulla cosa. Ti lascio la parola. Entreremo dopo nei dettagli. Eccoci qua, buonasera a tutti. Allora, partiamo subito a sprombattuto, perché abbiamo poco tempo e tanti argomenti. Io volevo subito, per introdurvi in questo clima balcanico, citare il grande regista Emir Kusturica. Una volta, 10 anni fa, andai a vedere una conferenza al Palazzo Ducale di Genova, in cui parlò diverso tempo della caduta del muro di Berlino, dell'asfaldamento della Jugoslavia, ed ebbi anche la fortuna di farci 4 chiacchiere, e mi colpì soprattutto una frase che disse quella sera, che può essere introduttiva, me la approprierò, e la frase è questa: un giorno nei Balcani è come un anno in Svizzera. E chi c'è stato potrà anche appurare che poi, al di là di questo paradosso, è anche molto reale, perché comunque i Balcani ci piacciono, viaggiamo molto in quei posti, ho viaggiato tanto in quei posti con Luca da solo, in mille occasioni, sono tornato l'ultima volta 2 anni fa in Macedonia, perché sono posti sanguigni, viscerali, ruspanti, molto veri, la gente calorosa, molto accogliente, si mangia bene, tranquillissimi dal punto di vista della sicurezza, e con tantissima storia, un crogiolo di razze, abbiamo i bosgnacchi, che sono i discendenti delle popolazioni turche convertitisi all'Islam, i cattolici sloveni, i cattolici croati, i serbi ortodossi, gli albanesi, i bulgari. Abbiamo tutta questa serie di etnie
che danno calore, danno colore ai Balcani. E Kusturica, comunque, ve lo conoscete come regista, l'ho sempre adorato e vi consiglio comunque i suoi film, se non li avete mai visti, Gatto Nero, Gatto Bianco, Underground, solo per citarne qualcuno, e Papà in viaggio d'affari, che è anche carina l'idea, perché ai tempi di Tito il papà magari scompariva per un periodo e la mamma diceva ai bambini che veniva mandato in viaggio d'affari, poi riappariva, almeno nel film. E quindi, e questo per dirvi che appunto i Balcani sono un posto molto accogliente, molto caloroso, in cui consiglio a tutti di andare. E cosa sono i Balcani? Come c'è stata l'introduzione di Francesco, che vi ha parlato un po' di storia, quello che piace a noi fondamentalmente adesso sono la parte forse fuori dalla comunità europea, diciamo la Serbia, la Bosnia-Herzegovina, il Montenegro, la Macedonia, l'Albania, il Kosovo, cioè i posti che sono rimasti ancora un po' più distanti dalla nostra concezione dell'Europa classica occidentale. Poi comunque, tornando alla frase di Kusturica, la Svizzera voi la conoscete come un posto dove tutto è preciso, dove tutto funziona, almeno questi sono i luoghi comuni, e anche in parte della realtà che c'è stato e che ci ha viaggiato, posto ricco, posto comunque in cui ci si va a sciare, tutte queste cose. I Balcani sono essenzialmente l'opposto, un regno della confusione, anche un regno dell'improvvisazione, un regno diverso dalla Svizzera, perché comunque la Svizzera ha avuto una storia di pace, una partecipata alle guerre mondiali, mentre, come diceva Francesco, dal 1914 in poi, con il tentato di Sarajevo fino alla fine secolo, i Balcani comunque hanno avuto, a parte qualche periodo di pace, hanno avuto un sacco di problemi di nazionalismi, di guerre, quindi molto, molto caldi anche a livello di vita reale. Un'altra cosa che volevo citare, oltre a questo, è il cancelliere Metternich, che non è il nostro cancelliere di Odra, Marco Lopez. E il cancelliere Metternich dice che i Balcani iniziano dopo Vienna, cioè c'è il lungo stradone andando verso la Slovenia, e quindi, secondo lui, i Balcani iniziavano lì. E ho trovato anche una Vienna balcanica l'anno scorso, perché ci sono trasferiti un sacco di immigrati, di profughi, di gente, di studenti, e quindi troviamo anche una Vienna balcanica profetizzata dal Metternich anche a Vienna, che vale la pena, poco conosciuta, ma vale la pena visitare, con locali loro, ristoranti, discoteche, bar, dove si parla appunto, sembra di essere a Belgrado, a Skopje, sembra di essere in Montenegro, si sente musica turbo folk, si mangia la pescavizza, come diceva Marco, il sarma, eccetera, eccetera, tutti i piatti balcanici. Quindi i Balcani sono un posto che consiglio a tutti di vedere, di viaggiare. Poi citerei ancora due date molto importanti, poi lascio magari la parola agli altri, poi interveremo dopo con consigli un po' più turistici, di posti un po' molto veri in Serbia, di cui parleremo anche dopo. È stato fatto un accenno storico, io direi di aggiungere ancora due date molto importanti, alcune date molto importanti. Il 1399, Kosovo Polje, Campo dei Merli, noi l'abbiamo visto con Luca, come citavamo prima, passando col taxi, non c'è molto da vedere, però è una data storica in cui comunque l'aristocrazia serba viene sconfitta e gli ottomani dal 1399 riescono a penetrare piano piano nei Balcani. Questa è una data da tenere in considerazione. E poi il 1689, con l'assedio di Vienna, in cui il Sacro Romano Impero è veramente una battaglia cruenta, una battaglia di religione, perché se gli ottomani avessero preso Vienna sarebbe cambiata la storia in quel momento. 1689, sono arrivati anche i polacchi di Sobieski a dare una mano al Sacro Romano Impero. E poi una terza data, 1989, e torniamo di nuovo nel Kosovo, a Kosovo Polje, dove siamo partiti nel 1399, perché c'è stato un grande raduno nel Gamestan, adesso, dove c'era la torre che ricorda questa battaglia, in cui Milosevic chiama a raccolta i serbi, e ci fu un grandissimo raduno, si parla di 1 milione di persone, poi bisogna vedere lì, perché comunque sapete, i dati della questura, dati dei partecipanti, le cifre sono sempre differenti, e da lì in poi iniziò la disgregazione forse delle Jugoslavie, problemi col Kosovo, e addirittura, nota particolare, fu riesumato le spoglie del principe Lazar dopo 600 anni, e come una rockstar venne portato in tour per tutta la Serbia, con gente che faceva coda per vedere le spoglie del principe Lazar, quello che era stato sconfitto, ma eroe della resistenza contro gli ottomani. Quindi il tempo è anche dilatato nei Balcani, 600 anni, sono tornati poi nell'89 per usare magari a scopo nazionalistico e a scopo propagandistico anche la salma di un vecchio re che era morto in battaglia.
e si era immolato. E queste scuole di Lazar sono nel monastero di Graskanica, vicino a Prisina, in cui andavamo con Luca, e poi sono state riportate nel posto. Direi che per il momento mi sono contenuto, poi ricominciamo dopo. Sì, tra l'altro noi proprio andammo, ricordiamo questo viaggio che è diventato storico per chi ci segue, in Kosovo nel 2008, quando praticamente a 3 mesi dalla dichiarazione di indipendenza, insomma fu un'avventura, perché praticamente fummo i primi turisti forse ad andare quasi sicuramente nella zona. Grazie Luca per ora. Ora volevo introdurre il secondo, diciamo, ospite della serata, che in realtà è un vecchio amico della nostra associazione, anche se diciamo stasera è l'ospite esterno, chiamiamolo così, è Marcello Cella, che è conduttore e ideatore e conduttore di un programma radiofonico chiamato Balcania, con sottotitolo Storie e suoni dall'Est, dall'Europa dell'Est, che è uno spazio di informazione, d'approfondimento su tutto quello che è la parte orientale dell'Europa. E magari ci darà anche qualche parola in più, spenderà Marcello su questo suo progetto. Però entrare più nel vivo poi, diciamo, della parte più di viaggio, diciamo, dell'area balcanica, parlando di questo argomento, i famosi spomenik. Spomeni che cosa sono? Sono dei monumenti che di epoca praticamente socialista, quindi dalla Seconda Guerra Mondiale in poi, che sono sparsi in tutto il territorio dell'ex Jugoslavia, però oramai sono praticamente tutti, quasi tutti, caduti in disuso, qualcuno è rimasto anche ormai abbandonato e semidistrutto. Però magari Marcello spenderà qualche parola in più anche su quelli un po' più conosciuti, più famosi, anche qualcuno che poi diremo anche nel corso della serata è meno conosciuto e magari proprio tutto più da scoprire. Buonasera a tutti. Ringrazio intanto Otra e Viaggiatori Indipendenti per l'ospitalità. Due parole su Balcania. Balcania è un programma radiofonico che nasce all'interno di 7 anni fa, nel 2013, all'interno di un centro sociale che si chiamava Rebeldia, via Pisa, e nasce un po' come una scommessa, una ricerca, diciamo, questo quello che facciamo noi non è tanto di, diciamo, dare delle verità sull'est Europa, più che altro cerchiamo di stimolare una ricerca che noi facciamo in proprio e che condividiamo con i nostri ascoltatori. Infatti quando mi dicono perché faccio questo programma, dico beh, perché così imparo qualcosa di nuovo io, insomma, ogni volta coltivo questa passione nata, insomma, anche da esperienze personali, avendo lavorato 12 anni nella cooperazione internazionale in Romania e poi diciamo mi sono allargato l'interesse ai Balcani. Per quanto riguarda, ecco, diceva Luca, degli spomenik. Ecco, gli spomenik sono una cosa molto particolare. In Italia sono poco conosciuti, solo negli ultimi anni hanno avuto una risonanza anche per il fatto che è stata fatta una mostra al MoMA di New York un anno e mezzo fa, mi sembra. E quindi la cosa un po', ha avuto una sua diffusione mediatica. Questi spomeni cosa sono? Sono dei monumenti che dopo la Seconda Guerra Mondiale il maresciallo Tito li favorì la costruzione in tutta la Jugoslavia per ricordare gli eventi principali della guerra partigiana contro il nazifascismo. Per fare questo, chiaramente questo progetto degli spomeni che aveva anche un intento propagandistico, ovviamente a favore del regime, ne aveva uno, un altro meno dichiarato, che era un po' quello di, siccome Tito conosceva bene i nazionalismi che covavano sotto la cenere della ex Jugoslavia, era anche un modo per creare una memoria nazionale
che andasse al di là dei singoli nazionalismi. Quindi questo, diciamo, fu uno dei progetti molto, molto sostenuti dal regime, tant'è che furono impegnati in quest'opera fra i migliori architetti dell'epoca, uno su tutto Bogdan Bogdanovic, che è autore di molti di questi spomenik, nonché di quello più famoso, che è quello di Jasenovac. Infatti, diciamo, questi spomenik sono migliaia. Io mi ricordo solo che, per dare un numero, solo nella Croazia ne esistevano 6.000 prima della guerra nella ex Jugoslavia. Poi più di metà durante la guerra furono danneggiati, distrutti, eccetera. Perché? Anche quello. Perché comunque era una memoria, come dire, rimandavano una memoria storica che non aveva niente a che fare con il nazionalismo, ma anzi esaltava la solidarietà fra i popoli della ex Jugoslavia contro il nemico comune. Questo per, diciamo, quindi evidentemente in epoche di nazionalismi trionfanti questi spomenik hanno assunto una valenza antinazionalistica e quindi sono stati volutamente abbandonati o distrutti, in qualche caso danneggiati, ma continua a esistere. I spomenik ovviamente poi sono, come dire, sono dei monumenti che hanno dimensioni varie. Ci sono dei monumenti, cioè spomenik molto piccoli, ma ne sono, quelli più noti sono dei monumenti enormi, sono costruiti secondo, tra l'altro, dei criteri architettonici d'avanguardia, e sono, cioè, adesso chi li vede per la prima volta, come è successo a me dal vivo un paio d'anni fa, quando ho fatto un viaggio per l'appunto attraverso la ex Jugoslavia, visitando una parte di questi spomenik con lo storico Eric Gobetti, di cui libri vi consiglio per capire l'occupazione italiana dell'ex Jugoslavia e tutta la storia dell'ex Jugoslavia successiva alla Seconda Guerra Mondiale. E visitando questi spomenik ci si rende conto, la prima cosa che uno avverte appena li vede è di qualcosa che sta in mezzo a un'arte arcaica, molto arcaica, e un'arte assolutamente futurista. Cioè è qualcosa che rimanda, potrebbe rimandare a una civiltà una civiltà sepolta, morta milioni di anni fa, e come nello stesso tempo potrebbe rimandare a una civiltà aliena che ha costruito questi enormi monumenti dalle forme futuristiche, che poi hanno un significato. Per esempio quello viene in mente, quello di Kozara, nella Kraina bosnia, se non vado errato, che praticamente è una specie di cubo metallico attorniato da una serie di costruzioni che sembrano delle foglie, no? Poi approfondendo un minimo il discorso di questa cosa, questo monumento rimanda a una battaglia che avvenne in quella zona lì durante la seconda guerra mondiale, quando circa 3.000 partigiani jugoslavi furono accerchiati da circa 40.000 fra militari tedeschi e ustascia e croati e anche cetnici serbi, e nonostante questa enorme disparità di forze riuscirono a rompere l'assedio e a fuggire. Una parte non ce la fece, morì, altri vennero presi prigionieri e mandati a morte nel campo di concentramento di Jasenovac, dove appunto sorge quello che forse è il più famoso fra gli spomenik, che è quello di appunto il famoso fiore che si apre e che è autore, di cui è autore Bogdan Bogdanovic, il più famoso degli architetti del regime socialista di Tito. Una forma che voleva rimandare a un disegno di pace, neanche nelle dichiarazioni che ha fatto poi Bogdanovic negli anni
successivi. E in un luogo che era stato campo di concentramento degli USA sciacurati collaborazionisti con i nazisti, e in cui avevano perso la vita migliaia di serbi, rom, italiani e altri dissidenti di vario tipo, e che poi fu sfortunatamente riutilizzato come campo di concentramento anche durante la seconda guerra mondiale, insomma la guerra dell'ex Jugoslavia. La cosa interessante poi appunto dicevo che Bogdan Bondanovic aveva fatto questa forma per un disegno di pace. Le vicende, ecco, vorrei sottolineare la vicenda biografica di Bogdanovic, perché è interessante. Lui era un figlio di un intellettuale che era stato presidente dell'associazione degli scrittori dell'ex Jugoslavia. Era laureato in architettura, era diventato un grande architetto, il regime gli aveva dato un compito molto importante, insomma, oltre a tante altre opere che la ex Jugoslavia ha ereditato da questo architetto, che era quello di fare questi spomeni, quelli più importanti, e secondo quello che doveva essere un disegno di pace, di solidarietà, solidarietà fra i popoli della ex Jugoslavia, uniti nella lotta contro il nazifascismo. E lui racconta nella sua biografia che questo, in particolare questo Spomenik di Jasenovac, inizialmente fu molto, come dire, sostenuto dal regime, visto con grande diffidenza invece dalle autorità croate locali, che in qualche modo lo vedevano come dire, una sorta di risarcimento, una serie di accusa verso i croati e un sostegno ai serbi, insomma. Poi andando avanti nel lavoro, insomma, i croati capirono che non c'era questo intento nell'opera, e a quel punto furono i serbi, le autorità serbe, a vederlo con un certo sospetto, come se Bogdan Bogdanovic, che era serbo tra l'altro di Belgrado, fosse in qualche modo stato, come se fosse avvicinato ai croati. Questo la dice lunga sul fatto che poi i nazionalismi hanno sempre covato sotto la cittadina della chiusa dello Slavia. Però lui era un grande architetto e anche un intellettuale molto importante, tant'è che nel 1982 fu candidato sindaco di Belgrado da parte proprio del massimi organi istituzionali del regime. Lui venne eletto e fu per 4 anni sindaco di Belgrado, e in questi 4 anni favorì tutti i progetti per la costruzione di quella che poi viene chiamata la Nuova Belgrado. Questi progetti nel corso del tempo sono scomparsi, non ci sono più. Perché? Perché Bogdanovic, dopo che finì il suo mandato, Milosevic lo fece entrare nel comitato della centrale della Lega dei Comunisti, insomma, a cui lui aderì con grande scetticismo, perché lui è sempre stato antinazionalista, e vedendo la deriva nazionalista che prendeva il suo paese non era affatto contento di questa cosa. Comunque lui entrò in questo comitato, in cui poi lui non andò quasi mai alle riunioni, perché lui non amava questo tipo di cose. Sì che dopo un anno che era entrato in questo comitato, vista la deriva nazionalistica che stava prendendo Milosevic, lui scrisse una famosa lettera di 60 pagine alla rivolta a Milosevic e alle massime cariche del regime, condannando questa deriva nazionalistica. Da quel momento in poi Bogdanovic fu progressivamente emarginato dal regime, e non solo emarginato, ma anche perseguitato, minacciato di morte. Lui, la sua famiglia, tant'è che lui fu costretto ad andarsene a Parigi, andare in esilio a Parigi e poi a Vienna, dove concluse la sua vita e morì. Questo è un po'. C'è stata una bella, excursus anche su queste cose, che insomma non sono tanto
sì, bisogna un po' approfondirle, invece magari non tutti vanno a cercarsi queste notizie. Rimanendo sempre in tema di Spomenik, volevo dire che un altro, forse quello da un punto di vista visivo, forse come fotografie così, quello più, uno non so del più famoso, o uno comunque dei più famosi, tu hai citato Jasenovac, ma anche quello di Pogarec, che Pogarec praticamente è nel cuore della Croazia, quindi al centro un po' dei, possiamo dire in un certo senso, un po' quasi al centro dei Balcani, ed è ubicato in una valle davvero, su un cima, una collina, una piccola montagnetta, dove si domina una valle spettacolare con un lago, e non è neanche tanto facile arrivarci, perché bisogna arrivarci in macchina, ma in maniera molto, una strada non tanto facile. E un'altra curiosità che volevo dire da Jasenovac, tu dicevi Jasenovac, Jasenovac si trova già all'inizio del famoso per chi conosce la zona, il Lonisco Pole, praticamente è un parco naturale che dà sulla Sava, sul fiume Sava, che poi è un affluente del Danubio, e è un parco dove praticamente è famoso perché le cicogne durante la migrazione, il periodo della migrazione, fanno sosta lì su questi piccoli comignoli, di queste casette, ancora ci sono molte casette tradizionali di legno, è una parte, un ambiente molto calmo, molto, molto isolato, e quindi c'è una bellezza davvero, davvero unica. Quindi proprio da Jasenovac parte questo parco. Puoi dire, gli Spomenik sono dovunque, ce ne sono tanti nella Serbia, dovunque, sono dovunque. E qualche altro le citeremo dopo, perché dopo racconterò di uno che tocca anche un po' l'Italia ed è poco conosciuto. Ora, volevo solamente, prima di passare all'altro ospite, volevo fare una piccola precisazione. Ovviamente stasera noi parliamo di Balcani, però non parleremo, oppure parleremo marginalmente della Bosnia, perché quella l'abbiamo, la Bosnia Erzegovina, ci dedicheremo un'altra puntata, sarà la puntata successiva, quindi per questo magari non ci sentirete parlare di Bosnia. Voglio ricordare un'altra cosa, che comunque per Balcani noi sì, ora purtroppo l'argomento sarebbe lunghissimo, potremmo andare avanti per ore, ovviamente diciamo che la parte principale, noi parliamo anche stasera di posti come Serbia, Montenegro, diciamo l'ex Jugoslavia, ricordiamo che parleremo anche di Albania, e ricordiamo anche che un pochino, come ha ricordato il maestro Francesco Muratore all'inizio, comunque diciamo i Balcani anche comprendono una piccola parte, si può anche comprendere una piccola parte di Romania, di Bulgaria, e poi comunque come ex Jugoslavia, ovviamente, anche se ci sono un po' delle piccole, diciamo, differenze, anche la Croazia, ovviamente, soprattutto la parte centrale, e anche un po', si potrebbe anche definire anche un po' la Slovenia. Ora introduco ora Claudio Serafini, che ci racconterà di una sua esperienza di viaggio avvenuto nella Macedonia, o come si chiama oggi Macedonia del Nord, perché da poco ha cambiato nome, perché la Macedonia ha avuto una diatriba con la Grecia, perché la regione del nord della Grecia si chiama anche Macedonia, quindi sull'uso del nome c'è stata una diatriba che è andata avanti anni e anni e anni, fin quando ora si è trovato questo accordo, cui si chiama Macedonia del Nord, Repubblica di Macedonia del Nord, la Macedonia, quindi dell'ex Jugoslavia, e in Grecia c'è un'altra regione che si chiama anche Macedonia. Tutta questa diatriba nasce per le origini di Alessandro Magno, per questo personaggio storico che ha fatto uno dei più grossi personaggi della storia. Sulla diatriba, sul luogo d'origine di questo Alessandro Magno, nasce questa situazione. E devo dire che in un viaggio che noi fatto anni fa, tra l'altro con me c'era Luca Tocco, e passammo dalla Grecia alla Macedonia, e fu particolare notare come nella frontiera, dalla parte greca, c'è una, diciamo in questa terra a metà, terra di nessuno, chiamiamola, tra una frontiera e l'altra, c'è questa grande statua di Alessandro Magno, e dall'altra parte invece c'è una grande bandierone gigante che ricorda questa tribù. Un po', diciamo, un po' da vicini, da dirimpettai, un po', diciamo, possiamo dire, uso questo termine un po'. Si pizzicano, diciamo, un pochino così, si sfottano un pochino, però diciamo purtroppo sappiamo che poi questi non sono, a volte in queste regioni, non sono degli sfottò, ma si va anche oltre. Volevo dire un'altra cosa,
è ovvio che purtroppo dei Balcani forse è uno dei pochi posti al mondo, dei posti al mondo che purtroppo viaggiare nei Balcani e la storia dei Balcani non si può esulare dalle storie di guerra. Quindi purtroppo magari a volte si sentirete parlare durante questa, o avete già sentito parlare di varie situazioni di guerra, ma purtroppo la storia dei Balcani è anche un po', purtroppo è anche questa. Allora Claudio, ti lascio la parola, ci parlerai di queste avventure, tra l'altro di un luogo davvero spettacolare. Sì, ciao a tutti nuovamente. Io volevo parlare di un'esperienza che ho avuto ormai parecchi anni fa. Sono stato più volte in Macedonia, mi fisserei sulla Macedonia, e vorrei parlarvi in particolare di Ohrid, che è stato un centro episcopale, e poi di Bitola. Le leggo un pochettino perché quando stavo andando ad Ohrid stavo facendo un po' di autostop e la persona che mi portò ad Ohrid mi citò Bitola, che mi rimase in mente per tanto tempo, e poi ci sono tornato vari anni dopo, e poi accendo un pochettino a quello che è la storia di Bitola. Dunque, Ohrid si trova in una posizione abbastanza fortunata, nel senso che è sulla riva di un lago, il lago di Ohrid, e praticamente è ben collegata a quella che è l'Egnatia, la strada che collega l'Adriatico a Salonicco. Quindi è una strada romana e che ha avuto una grande importanza per quelle che erano le comunicazioni, i trasporti e i commerci. Quindi queste due città, che non sono propriamente sull'Egnatia ma sono collegate a questa, hanno avuto una grande fortuna, un grande successo, proprio perché erano vicini a questa grande via di comunicazione. Ohrid, la cosa che mi ha stupito di più di Ohrid quando ci sono stato è stato il grande numero di chiese. Fondamentalmente quello che è successo è che con il cadere con il sacco di Roma del 410 ad opera degli Unni, il potere episcopale romano si disgrega, si perde, si sposta, sappiamo, a Ravenna, o comunque il centro di potere, diciamo, diventa quello di Costantinopoli. Ebbene, una succursale di Costantinopoli, un pochino più vicina all'Italia, era proprio Ohrid. A Ohrid infatti ci sono un sacco di chiese, molte con dei mosaici che sono quindi di fattura e di ispirazione della bizantina, e quindi la cosa molto particolare che mi colpì molto era il fatto di vedere una città che all'epoca era piccola con un gran numero di chiese, molte di queste con dei mosaici originali, con la vista sul lago, e alcuni simboli che erano anche pre-cristiani addirittura, in questi mosaici. Adesso, senza perdere troppo tempo su quelle che sono le chiese, le varie tecniche artistiche che ci sono nelle chiese, quello che va specificato è che fortunatamente alcune di esse sono state risparmiate dalla furia distruttrice degli ottomani, perché, come avevamo accennato l'altra volta, col passare del tempo la iconoclasia dei devoti musulmani portava a distruggere le opere d'arte che ritraessero delle persone piuttosto che animali. Ebbene, queste chiese sono spesso affrescate. Cosa succede? Che alcune di queste chiese, fortunatamente, erano totalmente annerite dalla fuligine che veniva utilizzata per le chiese, che ovviamente non erano tanto di rito cattolico, quanto erano più di rito greco-ortodosso piuttosto che slavo serbo. E quindi cos'è che succede? Che nel momento in cui sono arrivati i turchi, nel 1300, più o meno in quel periodo lì,
Le volte di queste chiese erano totalmente annerite e quindi non hanno subito la furia dei più devoti tra gli invasori. E le scoperte degli ultimi anni, insomma degli anni 60, sono stati lavati queste volte e quindi ci sono degli affreschi che io consiglio caldamente di vedere in città. Un'altra cosa particolare della città è l'architettura ottomana si vede più o meno dappertutto, sono tante case con a sbalzo, con questi balconi che escono e che poi a loro volta sono coperti, una sorta di quelli che vengono definiti bow window, che si vedono anche nel centro Europa, quindi per fare in modo che la luce entri, piuttosto che delle finestre che permettono di vedere fuori senza essere visti. Insomma, è proprio un bel posto. Aggiungo che c'è stato nel passato un platano, purtroppo quando ci sono arrivato io era messo abbastanza male, insomma. Comunque questo albero, che adesso non so in che condizioni sia ora, all'epoca di fatto c'era solamente la base, si vedeva che la pianta era viva ma non era rigogliosa, ecco. C'è questo platano che pare abbia 700 e più anni e la cosa particolare è che, siccome all'interno si è creato un vano, per un periodo c'era un barbiere all'interno del tronco dell'albero. Direi che per quello che riguarda la città in sé per sé, adesso stringendo il più possibile, è questo il mio consiglio per il mio consiglio di viaggio. E per quanto riguarda invece Bitola ha avuto una storia anche lei abbastanza tumultuosa, anche Ohrid è stata conquistata e riconquistata più volte, è stata capitale del regno bulgaro, per poi essere riconquistata addirittura da un esercito normanno che è arrivato dall'Italia, per poi essere di nuovo riconquistata. Insomma, è rimasta vicino al punto di confine di tre stati differenti, che erano quello bulgaro, quello serbo e quello greco, che poi era in realtà già ottomano, ma ancora stavano spingendo, insomma. E quindi cosa succedeva? Siccome questi tre stati non è che andassero proprio d'accordo fra di loro e c'erano delle continue scorrerie da uno stato all'altro, quella che ci andava di mezzo era la città di Bitola, che era proprio lì, il primo punto che veniva conquistato se ognuno di questi tre stati si ingrandiva. Di conseguenza sta città è finita come detto, di diversi stati confinanti per varie volte, finché con l'arrivo dei turchi c'è stata una certa stabilità e la città ha acquistato un ruolo importante da un punto di vista culturale. Nella città di Bitola, che durante il dominio ottomano si chiamava Monastir, c'è stato anche il congresso di Monastir, che è molto importante da un punto di vista linguistico, perché in buona sostanza è stata creata la lingua albanese, più che altro è stata traslitterata da quello che era l'alfabeto cirillico all'alfabeto latino, la lingua albanese, e nella città, che è famosa anche perché ci sono state tantissime ambasciate, c'è stato un periodo in cui c'erano addirittura 8 ambasciate di stati europei in questa città, che tutto sommato è una città molto piccola. Io ci sono arrivato con un pullman da Skopje e niente, sono arrivato alla stazione, la stazione era minuscola, ci sono 3 treni al giorno, all'epoca c'erano 3 treni al giorno che passavano da quella stazione. E niente, sono uscito dalla stazione, c'era un ristorante, ho mangiato, mi sono divertito, è stato abbastanza divertente la scena in cui io ero, insomma, ero arrivato già, diciamo, a fine corsa, gli ho chiesto se mi portava una grappetta che si chiama rakia e mi ha portato un quartino, io non me lo sono bevuto tutto, però quando mi sono alzato, insomma, ero abbastanza con gioia.
rilassato, diciamo così. Sì, sì. Volevo dire una cosa, tu hai accennato anche ai mezzi di trasporto, poi abbiamo già delle domande su questa cosa, parleremo anche, anche dei mezzi di trasporto nei Balcani. Ricordo che dopo un primo giro di domande, praticamente poi lasciamo un po' di spazio alle eventuali domande dal pubblico, qualcosa è già arrivata. Volevo aggiungere due parole io su Ohrid e su Bitola, velocemente, due piccoli aneddoti, poi passiamo a un altro argomento. Praticamente volevo raccontare questi due aneddoti accorsoci. Ad Ohrid praticamente si può attraversare il lago, l'altra parte del lago si raggiunge praticamente al confine con l'Albania, c'è questo monastero chiamato di Svetinaum, che già da lì poi comincia il Parco Nazionale della, della Galizia, e quando arrivamo lì, quella volta andammo su un viaggio, c'era anche Luca con me, e, c'era proprio il cartello, fu particolare perché c'era il cartello dove si dice da questo momento in poi, da questa linea in poi, praticamente oltrepassando questa linea è Albania. Noi ancora non eravamo stati all'epoca, si parla di un po' di anni fa, in Albania, e allora ci venne spontaneo oltrepassare questo cartello, essere stato aver toccato anche lì il territorio albanese, anche una cosa un po' simbolica. Mentre a Bitola fu una arrivamo, come detto, dalla Grecia, ovviamente. Bitola poi è anche un po' segnato, sempre considerato il luogo più a sud ai tempi della Repubblica Jugoslava. Si diceva la Jugoslavia va da Bitola a Maribor, che è in Slovenia, al confine con l'Austria, un po' come si dice, si va da Trapani a Sondrio in Italia, quindi anche importante anche un po' per questo. E noi arrivamo lì, e il nostro programma era di girare Bitola in giornata e poi di dirigerci, andare a Skopje in serata per poi proseguire il viaggio, stare a Skopje, così. Non era la prima volta che andavo in Macedonia, però Bitola era la prima volta. E il problema nostro era la valigia, come facevamo a girare la città di Bitola, la cittadina di Bitola con la valigia. Allora, tramite il nostro, questa figura ormai mitica, il solito del metronotte, il solito metronotte, l'ottambulo inguaribile, che è questa figura che, diciamo, è la nostra fonte. Per noi del noi gruppo dei viaggiatori, il metronotte, l'ottambulo inguaribile, è la nostra fonte. Chi ha la fonte, cioè i giornalisti, chi ha le fonti delle istruzioni, chi ha le fonti dei servizi segreti, noi abbiamo il metronotte, raccoglie tutto. Ci disse, quindi, tramite questo metronotte, e si poteva, dovevamo cercare questo bar, arrivati a Bitola dovevamo cercare questo bar, il famoso bar Amburgo, e dove lì pare senza problemi ti facevano lasciare il valigia, la valigia, tu poi potevi fare tutti i giri. Allora, ecco, Iena era, faceva anche caldo, arrivavamo insomma dopo un'avventura in frontiera, perché la frontiera non trovavamo, non avevamo trovato dei mezzi per arrivare a Bitola, dovremmo chiamare il taxi tramite un ufficio postale isolato in mezzo alla frontiera, insomma una situazione un po' particolare. Arriviamo a questo bar Amburgo, dopo aver cercato questo bar Amburgo, aver girato, praticamente avevamo girato per cercare il bar Amburgo, avevamo speso lo stesso tempo per girare la città. Bar chiuso. Alla fine siamo rimasti quindi con le valigie in mano, però tramite un contatto che avevamo creato, sempre all'epoca non c'erano internet sui telefonini, riuscimmo a creare un altro contatto al volo, il metronotte ci venne subito in soccorso, riuscimmo a trovare poi un deposito in un altro bar, che, dietro un pagamento di un caffè, perché bevevamo un caffè e ci lasciò la valigia lì. Ora, a parte questi aneddoti, un po' di viaggio, passiamo un po', cambiamo anche un po' zona e passiamo quindi alla... Passiamo all'Albania. All'Albania, dove ci racconta qualcosa Valentina, che ci parla di un posto davvero particolare e forse poco conosciuto, perché ormai l'Albania è stato, diciamo, si è sviluppato un po' il viaggio negli ultimi anni. Prima era anche considerato un po'... Sì, molta gente era titubante andare in Albania. Ricordo quando andammo noi la prima volta, molti ricevemmo anche un po'... La gente, insomma, ci disse, ma voi siete un po'... pazzi. Purtroppo ci sono ancora questi, ci sono ancora pregiudizi nel mondo. Quando si viaggia la gente non ha capito che da una parte ci sono quelli che hanno i pregiudizi e se ne stanno a casa, da un'altra ci sono quelli che viaggiano e vanno ovunque. Comunque, a parte questo, ci parla di Valentina, ci parla di questo posto particolare dell'Albania. Sì, buonasera a tutti. Io vorrei parlarvi della città di Tet. Tet è una fantastica località di montagna che si trova incastonata nelle magnifiche Alpi albanesi. Si colloca precisamente nel nord del paese, sul confine col Montenegro, e diciamo che è la città più vicina è Scutari.
Il TET si raggiunge solo tramite, non solo, però si raggiunge tramite una strada asfaltata, una strada sterrata, non asfaltata, quindi, e è un percorso veramente molto scomodo e fastidioso che dura anche più di 2 ore. Però non è questo l'unico modo per raggiungerla. C'è un'altra via che è molto più lunga, che implica come minimo 2 giorni e mezzo di tragitto, che però è un percorso indubbiamente imperdibile e molto suggestivo, dove si prendono una serie di mezzi e non è possibile utilizzare la propria macchina. In sostanza, la mattina presto sono venuti a prenderci proprio in un ostello a Scutari, un pullman, è venuto proprio a prenderci a domicilio, e l'ostello peraltro ha anche conservato nel suo cortile la nostra macchina per il tempo del nostro viaggio nel viaggio. E il pullman, dopo circa 2 ore di percorso, andando in posti sempre più di montagna, arriva alle sponde del lago Comann, dove c'è un porto, un piccolo porto, da cui parte un battello, pieno di gente ovviamente. E il lago Comann è un lago artificiale e il battello lo attraversa per il lato lungo. Sono in tutto circa più o meno più di 3 ore di navigazione. È un lago artificiale, come ho detto poc'anzi, e praticamente è una valle riempita d'acqua. Quindi si formano i fiordi, è una visione bellissima, e tra l'altro c'è anche questa immagine dei monti sorgenti dalle acque, che non saranno mai come quelli del lago di Como, però sono molto, molto suggestivi. Dopo questa navigazione si arriva a un piazzale, un parcheggio, dove ci aspettano delle jeep, e a seconda della jeep che ci carica siamo assegnati già ad un determinato alloggio. Noi non avevamo fatto nessuna prenotazione, più che altro perché era difficile riuscire a capire quale fosse l'itinerario, quali fossero le modalità. Alla fine siamo praticamente stati consegnati di volta in volta a un operatore diverso, fino ad arrivare al vero e proprio alloggio nel quale abbiamo passato poi la notte successiva. Le jeep ci hanno portato nella città di Valle Buona, quindi non siamo ancora arrivati a Tette. La città di Valle Buona è un piccolo paese di montagna, praticamente sono case sparse ai piedi della montagna, e vicino al letto di un fiume isolato. È una zona dove c'è tanto turismo, molto turismo locale e pochi turisti stranieri. Offre alcuni spunti interessanti, qualche escursione, qualche gita, ed è comunque completamente immerso nella natura. Poi c'è un albergo, un ristorante, insomma, diciamo che ha tutto quello che può servire per una vacanza, un alloggio, un soggiorno in montagna. Da Valle Buona finalmente si inizia il trekking per raggiungere Tette. Il trekking è un trekking di 1000 metri di dislivello, che dura tra le 3 e le 4 ore a seconda del peso dello zaino e a seconda un po' dell'allenamento. Si arriva in cima alla montagna per poi iniziare la discesa. Al termine della discesa si arriva finalmente nella magnifica città di Tette. A Tette siamo subito stati accolti da una signora che molto gentile, parlava italiano, di una cosa molto positiva del turismo in Albania è che comunque tutti gli albanesi parlano italiano, quindi non c'è il problema, non c'è lo sbarramento della lingua come c'è da tante altre parti. E Tette è un paese dove gli usi, i costumi, le tradizioni e il ritmo lento, che sono gli elementi che scandiscono la giornata, sono stati per tantissimi anni protetti dalle maestose e maledette montagne che le fanno da cornice. L'isolamento di Tette, e maledette lo dico, poi spiegherò perché sono delle montagne maledette, volevo aggiungere che l'isolamento di Tette è la conservazione della storia e della quotidianità che furono
è proprio la rappresentazione di quelle che sono le vere origini del paese. Quindi vedere Tet è capire da dove vengono gli albanesi, perché un paese è così. Adesso vorrei spendere qualche parola sul Canun. Il Canun è un diritto consuetudinario tipico dell'Albania, diffuso soprattutto nel nord del paese, soprattutto nei paesi di montagna. In breve, si tratta di un vero e proprio codice deontologico, un codice deontologico di comportamento che nasce dalla codificazione della vita sociale. Quindi, dato che le persone si comportano in questo modo, ne derivano determinate regole. È stato per tanti anni consuetudinario, poi è stato messo per iscritto e è ovviamente molto discusso, molto contestato, perché contiene le regole, diciamo, considerate un po' da rivedere, ecco. E il capitolo più discusso del canone, anche quello più famoso di cui più si parla, è la vendetta di sangue, ovvero l'obbligo di vendicare l'uccisione di un maschio adulto della propria famiglia con l'assassinio dell'omicida o di un maschio adulto della sua famiglia. Quindi praticamente hai ucciso mio fratello, io mi sento autorizzato, devo uccidere un tuo parente. Ovviamente questo viene regolato assolutamente tra gli uomini adulti, perché in Albania qualsiasi situazione, che sia un affare, la conclusione di un affare, che sia la risoluzione di una disputa, è regolato dai maschi adulti. Donne e bambini vengono tenuti fuori. La famiglia è proprio un vero e proprio clan, e molto spesso anche i matrimoni sono dettati da una necessità di creare dei sodalizi o delle alleanze. Però la vendetta di sangue e l'alternativa alla vendetta di sangue è la perdita dell'onore, e la perdita dell'onore per gli albanesi è è insostenibile, l'ultima cosa che insomma sarebbero disposti, è gravissima. Allora si vengono a creare con la vendetta di sangue delle vere e proprie faide familiari che durano anche tantissimi anni, e però c'è una via di salvezza, che è la casa, perché in Albania la casa è considerata un luogo inviolabile, pertanto la vendetta di sangue non si può compiere al domicilio dell'assassino. Quindi cosa succede? Che ci sono certe famiglie che per sopravvivere non possono uscire di casa e si ritrovano magari a passare in casa tanti anni proprio della loro vita, fino a che comunque continua ad aleggiare questa vendetta. Però una cosa molto particolare di Tet, che Tet è, anche se comunque il vacanziero, il viaggiatore, non si accorge assolutamente, se uno non sa del Canun, manco si può immaginare che ci sia, perché è proprio il regno della pace, a Tet le case non hanno la serratura. Tutte le case sono prive di serratura. Quindi questo vuol dire che sì, esiste un pericolo, esiste una vendetta, però allo stesso tempo esiste un grandissimo rispetto per la casa degli altri. E io, per chi si appresta magari a pensare a un viaggio in Albania, caldeggio fortemente di andare a fare questa escursione, questo giro. Porta via qualche giorno, ma è molto rilassante comunque, perché sono questi piccoli nuclei sperduti che ci spiegano, ci parlano del paese, e soprattutto poi si sta anche qualche giorno in una quiete che sembrava impossibile che possa esistere. Ecco, questo è quanto. È un po', sì, un posto ameno, come si suol dire, come purtroppo se ne trovano pochi oramai. Tanto le famiglie anche si fanno tutto in casa, poi comunque tranquillamente si può arrivare e offrono la cena, il pranzo, la colazione, la camera, tutto. Questa è un'ospitalità che comunque si è trovata anche noi, l'abbiamo trovata in Albania quante volte, persone che per strada ti invitavano a casa per venire a prendere un caffè o andare a un pranzo o qualcosa da mangiare. Sì, diciamo che era la cosa più pericolosa.
La cosa più pericolosa era quella di essere risucchiati per una giornata intera da qualcuno, che per carità era bello parlare, poi era così, così sempre emozionante, però bisognava rinunciare poi ad andare a vedere i posti. Ti sballa il programma di viaggio, devi stare una giornata a mangiare, voglio dire, a mangiare a bene. Vabbè, magari uno si prende, quando viene in questi posti, si prende una giornata, la mette in più nel programma e magari la trascorre in questo modo. E va bene, allora invece ora direi di passare il confine dall'altro lato, perché praticamente Tet, la zona di Tet, quindi nella parte nord dell'Albania, nella parte di Scutari, detta così, e ce ne andiamo direttamente, ce ne andiamo in Montenegro, dove stasera abbiamo una montenegrina originale, Raduscia, che è la nostra amica nonché moglie del nostro storico viaggiatore Marco, che ci parlerà di una zona del Montenegro un po' particolare, perché tutti, faccio due parole, tutti dicono Montenegro, conoscono magari Budva per il divertimento e per il mare, però diciamo che c'è qualcosa anche di meglio. Una di queste è le zone che ci racconterà Raduscia. Hai ragione Luca, ecco, io volevo parlarvi di una parte del Montenegro poco visitata dai turisti, ma molto bella. Il Parco Nazionale Durmitor è il più grande tra i 5 parchi nazionali in Montenegro. Si trova nella parte settentrionale del paese e là ci sono circa 18 laghi glaciali, il più noto e il più grande è il Lago Nero, che chiamano gli occhi della montagna, Gorske Oči. Il parco è famoso perché ospita tantissimi animali, ci sono la più grande varietà di farfalle d'Europa, 163 specie di uccelli, tra cui l'aquila reale, tanti bellissimi panorami dal 48 vette che superano 2000 metri. La vetta più elevata è 2523 metri, si chiama Bobotovuk. Ecco, come che abbreviamo un po', come arrivare al parco? Allora si deve andare in un posto che si chiama Žablja, che si trova in centro del parco. Il modo più facile è con la macchina, che potete anche affittare in una delle agenzie di noleggio auto. Però poi ci sono anche i pullman che ogni giorno partono da Podgorica e da Nikšić. Il tempo di viaggio è circa 3 ore da Podgorica e circa 2 ore da Nikšić. E quando arrivate non vedete solo il parco e bellissimi laghi, ma anche il fiume Tara, il cui canyon è il più profondo d'Europa. La profondità arriva a 1300 metri. E la lunghezza 82 chilometri è al secondo posto nel mondo dopo Grand Canyon. Si organizzano tante escursioni con le guide certificate, le attività turistiche più popolari sono il rafting, canyoning, kayaking, ecco, ci sono tante attività che potete fare là. Sono stata un po' breve perché voglio lasciar parlare anche gli altri. Vi ricordo che se qualcuno fosse anche interessato, poi magari tramite Raduscia, comunque insomma, ci può contattare anche per avere, se vuole andare da quelle parti, ci sono delle guide che conosciamo, che possiamo consigliare per andare. Sì, voglio dire che noi siamo passati andando da Podgorica fino a Niš, effettuavamo un viaggio di 10 ore di bus, perché praticamente passammo anche da quella zona, perché non si poteva passare all'epoca dal Kosovo per problemi di guerra, e passammo praticamente a allungare, la strada fu allungata, mi ricordo, passammo tramite queste montagne e poi andammo nella parte della... Sì, le strade sono un po' forse lento, perché le strade sono un po' vecchie e si devono ristrutturare, però almeno sono panoramiche, ecco, si vede tutto, si vedono le montagne, i fiumi, ecco, si vede la natura del Montenegro, wild beauty. E poi uno che magari va in Montenegro, va a Budva, magari fa un paio di giorni un'escursione anche in montagna, si porta il costume da bagno e si porta anche la giacca a vento e fa un'escursione.
Poi ci sono tanti altri posti in Montenegro che sono davvero interessanti da vedere, anche come il monastero di, incastonato nella roccia. Che è vicino, cioè sono proprio, la mia città, sì. È molto Nix, bellissimo. Sì. Sì. Tira fiato. Ci sono tanti posti. Ora, la gente si chiederà cosa ci fa Marco lì che non parla. Marco è lì perché è geloso della moglie, è in video anche sta lì. Però, no, scherzo, Marco dopo interverrà, ci racconterà una cosa un po' più, un aneddoto, chiamiamolo aneddoto, una storia. Una cosa, Luca, ti dico una cosa velocissima. Certo. Il Montenegro ha molta affinità con l'Italia, non dal punto di vista linguistica, perché, siamo onesti, è una lingua ostica, però abbiamo, come il Montenegro, la possibilità di spostarci dal mare alla montagna sulla macchina nel giro di un'ora, un'ora e mezza. Perciò, se anche sei sulla costa e dopo un po' diventa pesante anche la vita di mare, in breve tempo puoi recarti sui laghi, che sono bellissimi, con una densità abitativa bassissima. Per noi italiani è molto difficile immaginare un lago senza ville, senza ristoranti, senza barche, mentre da loro è abbastanza, se cerchi wild, la natura, lì la puoi trovare spesso. E poi anche la montagna non è come ha spiegato Raduscia, nel giro di due ore e mezza, non tanto per la distanza, ma perché, come spiegava Raduscia, le strade sono un po' inferiori rispetto alle nostre. Però, insomma, niente, non si ha fretta, si è in vacanza, si può andare. Perciò un filo rosso geografico si può trovare fra Montenegro e Italia, mare, montagne, laghi vicini, con meno densità abitativa, che alla luce anche di quello che vediamo è un plus attualmente. Ecco, quello volevo aggiungere sul discorso del paesaggio e su quello che si stava che accennava Raduscia, ecco. E poi ci sarà un filo che collega, oltre a questo geografico, l'Italia, anche ci sarà un altro filo che poi ci racconterà, ci dirai tu. Sì, infatti. Ora invece passiamo raccontiamo, diciamo, una città, forse la città più molto conosciuta da tutti, la prima capitale, secondo un aspetto un po' diverso, con Claudio Oberti, e Claudio racconterà un aspetto un po' diverso, diciamo, dalle solite cose che uno si può aspettare, ma un aspetto molto, molto interessante. Ecco, ciao a tutti di nuovo, niente... A me stasera tocca la parte meno culturale della puntata. Infatti voglio parlare di Belgrado non tanto come capitale della Serbia o come una delle più belle città bagnate dal Danubio, ma voglio parlare del famoso derby calcistico, perché per chi segue il calcio, Stella Rossa Partizan Belgrado è una delle partite più accese del mondo. Quindi per chi può segue il calcio, che quindi ha modo di vedere spesso partite di pallone oppure seguire sui magazine, quando capita la derby Stella Rossa Partizan sicuramente si becca comunque le immagini di questa partita. Forse non, magari immagini che non sono tanto concentrate sulla parte tecnica del calcio, perché comunque sono un genere giocatori molto giovani che poi vanno a giocare nei principali campionati europei e non... quando diventano un po' più grandi, ma forse la parte più interessante è proprio vedere la passione che c'è sui spalti di questa grande rivalità, passione che ovviamente è evidenziata dalla presenza di pubblico, quindi non si sta di strapieni, ma soprattutto anche dalle curve che sono veramente infuocate, che diciamo che è un termine non solo figurativo, ma tante volte guardando le immagini diventano veramente illuminate a giorno da questi fuochi che partono dalle curve, eccetera. Quindi per una persona a cui piace il calcio, quello che ti posso suggerire è di organizzarsi anche una mini visita ai due stadi di queste squadre. Uno, perché comunque distano anche pochi metri, cioè pochi centinaia di metri l'uno dall'altro, quindi si possono fare entrambi in poco tempo. Tra l'altro forse questa vicinanza è anche uno dei fattori che porta a questa famosa rivalità tra queste due squadre. E niente, io li ho visitati entrambi, come vi dicevo. Posso partire da quello del Partizan. Quello del Partizan
che è, diciamo, un gioiellino, se vi sono interesse, perché comunque è uno stadio piccolino, tutto preciso, con lo sponsor all'esterno, insieme ai murales, però ecco, per visitare questi stadi, almeno quello per quanto riguarda la mia esperienza, le mie esperienze, perché comunque sono andato più volte, non c'è una cosa organizzata come può essere il Santiago Bernabéu o Camp Nou, che prenoti online oppure vai là, ti organizzi. Noi siamo arrivati là, stadio del Partizan, bussiamo alla porta del magazziniere, del custode, possiamo fare un giro, il custode si guarda con il socio, dice ma sì, dai, ok, dacci tot, soldi che sicuramente si è intascato il custode, che ovviamente non ha, però vabbè, comunque ci ha aperto la porta dello stadio, ci ha fatto proprio fare un bel giro di tutti gli spogliatoi, vedere le foto dei giocatori. Mi aveva sorpreso anche vedere uno Jovetic giovanissimo prima che andasse a Firenze, eccetera. E poi a bordo campo, però veramente uno stadio veramente bello e preciso, pulito. Poi beh, i colori a me non è che piacciono tanto, perché bianco-neri, però quelli sono gusti personali. Invece, quando poi si va a vedere quello della Stella Rossa, è, diciamo, totalmente l'opposto, perché è uno stadio vecchio, diciamo anche fatiscente, se posso usare questo termine, però è vissuto, è trasuda storia, ha quel fascino, diciamo, un po' romantico, quindi a me è piaciuto molto. Lì l'ho visitato due volte, una volta in pieno inverno, dove anche lì non è che c'era un'organizzazione per visitare lo stadio, classico girare intorno, trovare il custode, possiamo entrare, ma sì, dai, quanti... Il controllo, giro veloce, preso tutto il campo innevato, mi ricordo veramente. E poi, tra l'altro, un excursus per me: Stella Rossa vuol dire finale di Champions League del 91 a Bari, cioè l'unica squadra che è riuscita a vincere la Champions League senza mai tirare in porta. Questo anche Buffalo racconta nelle sue puntate dedicate a questa Champions o Coppa dei Campioni, come si chiamava allora. E invece, la seconda volta, beh, fa particolare vedere praticamente. Più che il campo, vedere, abbiamo parlato molto con il ragazzo che era del negozio dello shop, che non era tanto il negozio dello shop ufficiale della Stella Rossa, ma il negozio degli Ultras, quindi che sono anche questi tra i più famosi nel bene e soprattutto nel male dal punto di vista calcistico. E gli Ultras, comunque, che questo ragazzo ci parlava delle speranze, della squadra, della storia e altro. E tra l'altro ci ha fatto venire in mente a me e alle persone con cui eravamo a visitare lo stadio della potenza comunque che avevano in passato e che mantengono ancora adesso gli Ultras dal punto di vista non solo sportivo ma anche della vita normale della città di Belgrado e anche politica di tutta la zona, quindi è comunque una cosa molto che unisce oltre alla, diciamo, alla parte, come dicevo, calcistica, forse meno culturale, ma anche dal punto di vista storico e attuale, dell'attuale momento della situazione, della storia, della posizione attuale. Quindi, se vi piace il calcio, secondo me Belgrado può essere una meta sicuramente da fare. Tra l'altro, poi è vero quello che hai detto sullo stadio della Stella Rossa, che diciamo che forse anche per noi in Italia forse era un po' più famosa la Stella Rossa rispetto al Partizan, e quindi uno quando arriva lì si aspetta chissà che stadio, e poi magari è un pochino però è il fascino sì, sì, è romantico proprio. Poi anche magari se la finale la partita del Milan quando si erano spente le luci, cioè sono tante storie per dal punto di vista proprio del calcio degli anni 90, perché porta questo. Sì. E poi fu proprio nel settembre 90 ci fu quella cosa, l'inizio, diciamo, fu segnato un po', considerato da tutti un po' l'inizio della guerra, quando ci fu la partita a Zagabria, il famoso calcio di Boban che diede a un poliziotto, sì, e da lì poi si dice, sì, quello senso, poi è una zona, diciamo, dove il calcio ha influito molto nella storia della regione, assolutamente, e continua anche adesso. Sì, poi tra l'altro anche se andiamo in Croazia c'è le squadre anche croate, c'è l'Hajduk Spalato, la Dinamo Zagabria, che anche lì quando sono dei derby, mi sono trovato una volta in Croazia durante un derby di quelli, è stato un po' particolare. E volevo solo dire una cosa, aggiungere che praticamente i due stadi sono praticamente uno di fronte all'altro, uno un po' sulla collinetta e uno un po' più basso, e quindi è
a pochi metri c'è anche un sito, diciamo, chiamiamolo turistico, tra virgolette, che è la tomba, la famosa Sveti Kuča, la casa dei fiori, dove c'è, dove è sepolto il generale, il maresciallo Tito. Quindi magari uno con un sol colpo si fa tre visite. Tre visite, sì, sì, noi avevamo passato l'intero pomeriggio praticamente in quella zona. Sì, 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 sì. Poi giù ci sono dei barrettini che comunque, diciamo, invogliano anche alla sosta, possiamo mangiare e bere qualche bella birra, quello sì. È particolare che gli stadi sono uno di fronte all'altro praticamente e sono anche un po' le sedi accese dei tifosi, i Delie della Stella Rossa, i Drobari del Partizan, però diciamo tra virgolette convivono. Io una cosa del genere forse in Italia non la potrei pensare. Sì, è vero, uno dice San Siro, c'è Milan e Inter, però lo stadio non è considerato un po' la sede, non è considerata la casa dei tifosi. Io non potrei mai pensare uno stadio uno di fronte all'altro, proprio considerato la vera casa dei tifosi, non so, in Italia, parlo della mia esperienza, tra Cosenza e Catanzaro non so cosa potrebbe accadere. Comunque, lasciamo diciamo un po' il calcio a questo punto, perché ci ha fatto vedere anche Belgrado è una delle città ovviamente più conosciute, più visitate, come Sarajevo, di cui parleremo la prossima puntata, Zagabria, Skopje, tutte le capitali sono quelle più, senza dimenticare ovviamente tutte le altre, Tirana e tutte quante in Albania, ovviamente. E passiamo ora, volevo solamente fare un piccolo intervento. Marco prima ci ha detto che c'è un piccolo filo, un filo che lega il Montenegro, lega all'Italia, e ricordo che dopo l'intervento di Marco leggeremo in diretta le domande, risponderemo, se ci sono domande, risponderemo alle domande dal pubblico, poi faremo ovviamente altri giri con gli ospiti. Mi riallaccio all'intervento di prima. E in buona sostanza il Montenegro è molto vicino all'Italia. Noi dalla costa pugliese possiamo vedere il Montenegro e viceversa. Tuttavia, poche persone, non c'è ancora un turismo di massa. Un motivo può essere, a mio avviso, anche la lingua, che effettivamente non è molto facile. Eppure, come abbiamo spiegato prima io e Raduša, ci sono delle analogie. Dal punto di vista geografico, l'ho spiegato brevemente prima, è tutto abbastanza raccolto, perché tenga presente che il Montenegro è grande quanto la Calabria, con una densità abitativa, ripeto, molto bassa. Tutti i montenegrini sono 630.000, praticamente un quartiere di Milano, poco più, insomma. Perciò si può godere anche di quello. Inoltre, nella storia di due stati ci sono stati dei punti di contatto, due legati a invasioni, / colonizzazione e quant'altro, uno legato a un matrimonio dinastico. Partiamo da un po' più indietro, dal momento in cui il grande impero veneziano arriva fino a Cattaro, naturalmente fa le città più o meno come di stampo veneziano e porta alcuni, cittadella, che è una parola loro, viene presa appunto dai veneziani. E questo è un punto di contatto del 1500. In questo periodo, inoltre, si dà il nome Montenegro, cioè viene coniato in quel momento il nome Montenegro. Ma perché ha questo nome? Scendendo dalla costa, da Venezia, per tutta la Croazia, vedevano che dopo il bianco croato, perché insomma la Croazia ha delle spiagge un po' più ampie, c'erano questo paese che era già un'entità statale, che aveva le montagne a ridosso del mare. Queste montagne inoltre sono anche molto rigogliose, con molto verde, e naturalmente danno l'idea di un colore scuro. Poi viene Montenegro. Perciò già del 1450 e quant'altro c'è un forte legame. Poi, vabbè, naturalmente la storia, sono successe tante cose, hanno avuto questo spauracchio turco che è andato avanti per tanto tempo, però si sono ricongiunte. Nel 1896, così faccio finta di non guardare, ma ho guardato, il nostro re d'Italia deve trovare moglie. Generalmente i matrimoni dinastici avvenivano parenti, perché bene o male tutti i reali erano tutti imparentati. Allora cosa scelta? Adesso la romanzo un po', ma è vero. Era alto 1,53 questo uomo, e
si dice che abbia voluto migliorare la razza sposando la principessa di Montenegro, che misurava 1,80 nel 1896. Ed è stato questo matrimonio molto felice, perché in seguito poi l'Italia ha avuto un periodo molto travagliato, il terremoto di Messina e quant'altro, e questa regina si è distinta anche per l'umanità, insomma era una regina che andava ad aiutare i siciliani terremotati, ecco, perciò insomma mi ha lasciato buon ricordo. Poi c'è stato un altro momento di collegamento, però insomma con delle luci ombre, come può essere una guerra d'invasione, insomma Italia fascismo, fascista, si cerca l'impero, l'Adriatico è mare italiano del tempo, si arrogava questo diritto, e abbiamo invaso il Montenegro. 1941-1944, Regno di Montenegro, ossia un protettorato di un regime, era un regno montenegrino sotto protettorato italiano che formava l'impero d'Italia. Una piccola zona, però, quella che ho citato prima, una forte impronta italiana dovuta dai veneziani, fu addirittura annessa al Regno d'Italia. Perciò addirittura Tettigne e Cattaro, in un piccolo momento storico, erano equiparabili a Sondrio o Cosenza. E sono dei fatti che anche gente che conosce mediamente la storia non conosce. Perciò non voglio essere troppo lungo. Abbiamo molto in comune tra questi due stati, naturalmente con le dovute proporzioni. Noi siamo 100 volte di più, noi italiani siamo 65 milioni più o meno, però sono 600.000 persone, fatevi voi i calcoli. In buona sostanza, quello che voglio dire è abbiamo più in comune di quanto si pensa quando pensa veramente il viaggiatore medio. Ecco, con questo concludo e passo la linea a Luca. Voglio dire che tu hai seguito le orme reali, perché hai sposato anche tu una... Quindi magari fra qualche anno ti avremo come re d'Italia, chi lo sa. Ma lasciamo perdere, va. Problemi, perciò non complichiamo la cosa. Vabbè. Allora, ora vorrei, diciamo che passerei un po' alle domande, perché c'è qualche domanda. Già, voilà. Vediamo un po' qualcuno... Allora, una domanda che forse qui possono rispondere magari forse anche di più Luca o Marcello, cioè più che una domanda è una constatazione che ci dice Andrea Torri, quindi da notare che Ante Pavelić, fondatore del movimento degli Ustascia, era in realtà nato a Sarajevo, dove la famiglia si era spostata per lavoro, aveva dunque vissuto un'infanzia circondato da musulmani, quindi... Questa è una precisazione. Ante Pavelić, magari se qualcuno vuole aggiungere anche qualche parola su Ante Pavelić, non lo so, per dire, se no passiamo a un'altra domanda. Parla Marcello. È una delle grandi contraddizioni dei Balcani, della ex Jugoslavia, cioè il fatto che poi nonostante questi rifugi nazionalistici, in realtà questi popoli sono sempre stati mischiati insieme, per cui anche adesso tanti si continuano a definire jugoslavi. Cioè, nei miei viaggi trovo sempre qualcuno che dice: ma io non sono serbo, croato, sono jugoslavo, no? Cioè, mi ricordo un piccolo aneddoto, mi racconto così velocemente, e quando 2 anni fa andai a fare questo viaggio attraverso la ricerca, la riscoperta degli Spomenik, noi viaggiavamo in un pulmino il cui autista era un signore serbo di Belgrado, e quando una delle prime tappe, quando ci fermammo in Bosnia, mi sembra, sì, pure in Baku, mi pare si chiama il posto, alla sera eravamo ospiti di un albergo gestito da musulmani, e parlando così a un certo punto l'autista dice una cosa, la signora dell'albergo risponde una cosa, e il signore ribadisce:
sì, ma io sono serbo, cioè, no, perché lui, la signora dice, no, ma tu sei mio fratello, sei come noi. Dice, no, ma io sono serbo. Dice, no, ma non importa niente, siamo tutti jugoslavi, per dire, c'è ancora tanta gente che vede ancora, l'ho visto in tante situazioni, al di là della jugonostalgia, che è un'altra cosa, c'è ancora tanta gente che continua a rifiutare questo nazionalismo che divide i popoli fra loro e invece continua a definirsi come un unico popolo jugoslavo. Tra l'altro volevo dire anche su questa cosa, aggiunge anche forse Luca, poi magari si può parlare, a Skopje c'era, non so se ultimamente c'è ancora, perché ora manco da qualche tempo, c'era la vecchia stazione di Skopje, c'era un circolo di nostalgici della Jugoslavia, un circolo di titini, che noi ogni volta che andavamo a Skopje poi facevamo tappa lì, ci regalarono libri, ci regalarono un calendario di Tito, ci regalarono un CD con musica jugoslava, insomma, era, sì, per dire. Poi no, io questo... Scusa, due anni fa sono andato, ma non sono passato in quella zona, quindi non lo so se esiste ancora questo circolo. Erano tutti anziani, però ogni volta che andavamo ci accoglievano con amicizia. Ovvio che ora sto parlando, esulando tutto da discorsi politici, questa sto raccontando solamente questo particolare. C'è un'altra domanda, in realtà pare sia rivolta a me, ma qui possiamo rispondere un po' tutti. Vorrei sapere, quindi da Peppe03, vorrei rispondere come viaggiare nei Balcani e quali mezzi vengono utilizzati nei territori visitati e da visitare. E qua penso che possiamo rispondere un po' tutti. Non so se c'è qualcuno che si offre volontario, vuol dire... Se no rispondo io. No, posso rispondere io. Vai Claudio. Sì, diciamo che sono abbastanza ben collegati le località fra di loro. Fondamentalmente ci sono ci si sposta con gli autobus. Nelle stazioni, che non sono grandissime, ma ogni paese, anche quelli più piccoli, hanno delle stazioni. E la cosa molto buona, diciamo, che hanno organizzato un sistema integrato, per cui è molto semplice procurarsi le informazioni. Cioè, su internet ti dice che da quella stazione a quell'ora parte quell'autobus che va lì. Magari non ci si arriva con gli autobus grandi nei paesi piccoli, però con dei cambi ci si arriva. A volte ci sono anche dei tipo Marshurka, dei pulmini che quando sono pieni partono per le regioni, le destinazioni un pochettino più remote. Però ecco, fondamentalmente è abbastanza semplice, con gli autobus si arriva dappertutto. Sì, tra l'altro poi diciamo che il treno non esiste, diciamo, oppure esiste solo per determinate tratte, ma è praticamente è un po', insomma, conviene viaggiare in autobus o in macchina. E c'era un treno che collegava, il famoso treno nato per le Olimpiadi del 1984, che collegava Belgrado a Sarajevo, che poi durante la guerra, negli anni 90 è stato cancellato, non esiste più, è stato ripreso qualche anno fa, qualche diciamo durato forse 2 o 3 anni, e dopo praticamente sembra che sia stato sì, perché però, è molto più conveniente andare con l'autobus, ci si mette molto meno, immagino che fosse anche per quello. Sì, il treno poi era un viaggio più romantico, comunque sì, si viaggia sostanzialmente in autobus, e una volta si poteva arrivare dall'Italia, si poteva arrivare anche con un treno che ti portava da Mestre, arrivava fino a Zagabria, e poi da lì tu prendevi le varie diramazioni, o in treno fino a Belgrado, oppure in bus fino a Sarajevo, fino a Skopje, insomma a Nish, potevi andare dovunque. Ora hanno soppresso il treno, purtroppo, quindi ci devi arrivare, se non hai la macchina devi cambiare, devi arrivare a Trieste, da Trieste devi andare a Lubiana, da Lubiana, insomma un po'. Io volevo segnalare una cosa riguardo i mezzi di trasporto, perché c'è una tratta che tra l'altro era, io mi ricordo che all'epoca, quando ancora non ci si organizzava su internet, si usavano i libri, c'era una tratta che veniva descritta come una tra le più belle d'Europa, e io ero riuscito a farla,
In effetti è molto bello ed è il treno che va da Belgrado a da Belgrado a Podgorica. Purtroppo, perché passa appunto in questi canyon che forse era, sono simili a quelli che descriveva Raduscia prima. Sono quelli. Il discorso è che però questo treno viaggia di notte, quindi cosa succede? Che se lo si vuole vedere bisogna, bisogna farlo in entrambi i casi, bisogna partire da Belgrado alla notte, appena fa luce si può vedere fuori dal finestrino perché sennò è notte, e per vedere l'altra parte bisogna per forza partire da Podgorica la notte, e appena, appena si fa chiaro si può vedere fuori, perché purtroppo siccome è una tratta lunga, almeno all'epoca viaggiava solo di notte. Però io la parte che ho visto era quella finale, quindi andando verso Podgorica, ed era effettivamente molto molto bello. Io lo consiglio caldamente. Del treno che va da, treno... da Belgrado a Podgorica. Noi prendemmo varie volte il treno che andava da Niš a Sofia in Bulgaria, per dirti, anche quello col passaggio di frontiera e con tutto quello che avveniva in frontiera. Luca si ricorda vari contrabbandieri, abbiamo fatto anche i contrabbandieri di sigaretti noi della nostra carriera di viaggiatore, se ti ricordi. Io tra l'altro l'ho fatto anche una volta in mia insaputa sul treno Belgrado-Trieste. Sono arrivato alla, alla stazione di Trieste e mi sono accorto che sotto il sedere tenevo un bustone enorme di sigarette. Me ne sono accorto solo dopo. Comunque, allora, altre domande in realtà non ce ne sono. Allora, volevo fare un giro poi senza allungarci troppo, perché comunque magari stiamo un po' allungando troppo. Ah, ecco, c'è una domanda. In extremis. Gabriele Lanzi ci chiede: viaggiare in auto, problemi con la polizia per multe fittizie? Chi è che vuole, si vuole cimentare? Succedere, è successo viaggiando vicino a Bagnaluca, che si intascano anche qualcosa, nel senso, può succedere. Non sì, sempre. In realtà forse succedeva prima, forse un po' di più. Ora forse già cambiato. 10 anni fa è l'ultima volta che è successo. Nel senso che è successo la prima volta che ci hanno fermato, perché facevano sfrecciare, perché era una macchina di contabile italiana, quindi hanno voluto parlare col mio amico che non parlava tanto serbo-croato, un pochino, e si sono intascati questi soldi. Un'altra volta invece in Bonn è successo che ci portarono con la loro macchina a pagare all'ufficio postale, quindi era una cosa regolarissima, una multa che mi hanno fatto vedere che effettivamente l'autovelox, il mio amico che guidava, aveva superato i limiti di velocità. Sono cose che potrebbero succedere, ma non devono comunque... Ma sì, oramai no. Io ormai negli ultimi anni sto girando... Ah, sì, ultimamente... Sto più volte in auto. Sì. Ma non era una dire anch'io. Anch'io una cosa Valentina, sull'Albania. Quando io il viaggio in Albania l'ho fatto con la mia macchina, con la nave, col traghetto. E prima di partire ero andata dal mio assicuratore per informarmi se la mia assicurazione aveva copertura anche in Albania, e mi avevano parlato di una spesa, di un'assicurazione in più che bisognava fare per l'Albania di 50 euro. Questa effettiva, però mamma ha detto che si pagava in loco, questo effettivamente era vero, perché appena siamo scesi dal traghetto c'era subito un gabbiotto che ti faceva andare via solo se pagavi questa assicurazione. Poi fortunatamente io non ho mai avuto nessun problema, né multe né incidenti, però a sentire un po' altra gente, altri viaggiatori, dicevano che questi 50 euro alla fine non ti servivano a niente per la copertura assicurativa. Comunque insomma bisogna sempre viaggiare con un po' di attenzione e soprattutto rispettare il codice della strada quando si è in questi paesi, cioè ovunque, però... se sei in un paese straniero rispetti il codice della strada, sicuramente hai non ci metti del tuo per rischiare, ecco. Certo, comunque diciamo che una volta qualcuno mi raccontò che al confine, se non sbaglio, tra Bosnia e Croazia, quindi quel piccolo posto Neum, e invece dei soldi i poliziotti gli presero formaggi e vino che avevano acquistato in zona. Dico, vabbè, ci accontentiamo di questo invece dei soldi, meglio questo che i soldi. Comunque va bene. Allora, volevo fare un giro velocissimo. C'era Luca Tocco che voleva dire due parole sulla parte, la parte del sud della Serbia, e raccontarci anche non so se chiamarlo monumento, un monumento molto, molto particolare. Poi c'è anche un intervento da fare Pibi, Marcello, insomma, veloce facciamo un giro. Allora,
Nel sud della Serbia volevo consigliare dal punto, più dal punto di vista turistico, due città. Novi Pazar, una città di non molto grande, di 66.000 abitanti, e questa è una città comunque a maggioranza bosniaca, forse una delle uniche della Serbia, che almeno che io conosco e che ho visitato, in cui si può vedere appunto un angolo diverso rispetto a una Serbia più ortodossa. E, però c'è anche una particolarità, poi che dirò. E i bosniachi sono i discendenti degli ottomani che si sono convertiti all'Islam, per quello poi sia in una parte dell'Albania, della Macedonia, del Kosovo, della Bosnia, abbiamo questa regione musulmana che comunque non è una religione integralista, diciamo un po' più all'acqua di rosa, anche se poi l'Arabia Saudita cerca qualche infiltrazione, soprattutto in Bosnia, ma questo è un altro discorso. E questa città è molto interessante da vedere perché comunque ha dei monumenti turchi che sono rimasti ancora, tipo la moschea di Altumalem del XVI secolo, il caravanserraglio, l'Amman non più funzionante, però una città con uno stampo turco, un bazar, una vita molto movimentata, bar, locali, ristoranti, e anche il bazar stesso è meno patinato di quello magari di Sarajevo, che è stato sì ricostruito, però è un posto più vero alla Macedonia, perché è stato in Macedonia tipo la parte vecchia di Skopje, per farvi un esempio, si può fare anche un parallelismo. E comunque noi dobbiamo sempre, per entrare nell'ottica balcanica, considerare la lentezza delle cose, nel senso, in Italia noi siamo abituati ad andare a un bar, prendere un caffè veloce al volo, mentre se tu vai in Montenegro come in Serbia, e poi magari scopri, come è successo a me, che volevo prendere un caffè al volo perché mi facevano fretta i miei amici Luca e Giancarlo in occasione, giustamente perché dovevamo fare tante cose, di sentirmi dire in italiano, perché poi molto spesso parlano, sono stati in Italia per varie ragioni, ma siediti, va, nel senso, cosa sai a prendere un caffè al volo così veloce? Cioè, tutto viene fatto con una certa lentezza, una certa calma, e così partono gli autobus quando vogliono, anche, o arrivano. Cioè, bisogna mettere in conto di prendersi i propri tempi. Se sei abituato alla velocità di Savona, di Milano, di altre zone europee e italiane, bisogna comunque rilassarsi, perché comunque i Balcani sono anche un luogo rilassante da quel punto di vista lì. Quindi, oltre comunque a Novi Pazar, a questo centro ottomano e bosniacco, c'è vicino un'altra cosa molto importante, quindi si possono prendere due piccioni con una fava, c'è il monastero serbo ortodosso di Sopokani, a 7 km, che è uno dei monasteri più importanti della chiesa serbo ortodossa, costruito addirittura nel 1259, e vale veramente la pena di visitarlo, perché comunque con l'invasione ottomana è stato in parte bruciato, distrutto, ma fortunatamente sono rimasti dei dipinti spettacolari, intorno appunto a fine del 1200, quindi anteriori a Cimabu e anteriori a Giotto, per farvi un esempio che magari conoscete con l'Italia. Quindi abbiamo delle maestranze di Costantinopoli che venivano, e quindi abbiamo dei dipinti bellissimi. La seconda storia che volevo raccontarvi di un posto che comunque vale la pena vedere, anche solo per questo, anche se la città è molto bella, c'è una fortezza anche lì ottomana che poi è stata rimaneggiata, il fiume, si dice una vita notturna molto movimentata, ma quando siamo andati noi forse eravamo fuori stagione studentesca, quindi oltre ad essere stati più giovani, comunque non abbiamo visto meno, però ci sono tanti caffè all'aperto, una bella qualità della vita. E la particolarità comunque di Niš che va vista, si parla sempre sul sud della Serbia, questo verso più appunto l'Albania, adesso vi spiegherò, la Bulgaria, e vi spiegherò perché. La particolarità della città di Niš è la torre di Celekula, una torre che è stata costruita per un avvenimento storico. Nel 1809, abbiamo parlato prima delle insurrezioni, della storia travagliata, comunque i serbi cercavano di tornare indipendenti dopo questa dominazione ottomana, c'è stata appunto una cruenta battaglia. Si parla, i numeri poi sono sempre nei Balcani, ma ovunque sono sempre opinabili, comunque si parla di 1000 combattenti serbi contro chissà quanti ottomani. C'è stata questa rivolta, probabilmente un'esplosione della polveriera nel castello di Niš, o comunque in zona di battaglia, e questi serbi combattendo furono sterminati dagli ottomani, che erano in grandissimo numero superiore rispetto ai serbi. E quindi successe che questi 1000 combattenti serbi furono
in maniera molto cruenta, furono appunto, gli venne tagliata la testa, vennero presi questi crani e furono cementati in questa torre, furono cementati sulla strada che andava da Costantinopoli a Belgrado, passando da Sofia, quindi l'unica strada, la strada più importante, a monito, a perenne monito, nel senso che se voi vi ribellate rischiate di fare questa fine. Vi scuoiamo, vi tagliamo la testa, mettiamo il cranio nella torre. E questa torre è molto, molto un luogo unico comunque, possiamo dire. Ho fatto tantissimi viaggi dappertutto, però un luogo del genere non l'ho mai visto. Ci sono 952 teschi, o perlomeno c'erano, in 14 file, è alta 4 metri, adesso è stata coperta è stata coperta per non essere rovinata appunto dagli agenti atmosferici, per non rovinare questi teschi, e ne mancano di questi teschi. Ci sono delle file vuote, perché comunque venivano presi da aristocratici, dignitari, re, come souvenir, un souvenir un po' macro, ma a ricordo di questa insurrezione e quindi dell'orgoglio serbo di non essere assoggettati all'impero ottomano. Un'altra cosa, l'ultima cosa che voglio dire, anche se Nici dovete vederla sicuramente perché è molto affascinante, è appunto, per tornare al clima balcanico, la gente sempre porta a darti una mano in giro, nel senso tu chiedi un'informazione, questi prendono il telefono, chiamano l'amico dell'amico, oppure chiedi un'informazione, ti portano addirittura sul posto, chiedi dov'è una discoteca, un ristorante, qualsiasi cosa, e ti ci accompagnano, magari perché non hanno niente da fare, hanno il piacere di condividere, di stare qualche parlare con noi italiani come con noi europei, nel senso c'è molto calore umano nei Balcani, uno magari non se lo immagina, ma è anche uno dei motivi per cui si sta molto bene, buona cucina come abbiamo detto con Marco prima, la pescheria, tante cose, la musica, tornando anche a Custurizza che è comunque anche un musicista, questo clima di anche festaiolo, e quindi io consiglio a tutti di viaggiare nei Balcani perché comunque è sicurissimo dal punto di vista del viaggiatore, quindi non si è mai incappati in decine e decine di viaggi in episodi spiacevoli. Questo calore umano che rende comunque il viaggio nei Balcani da provare per chi non l'ha mai fatto e per esplorare nuovi posti per chi è già stato in quei luoghi. Direi che per ora è tutto, perché abbiamo altre cose da focalizzare. Sì, volevo solo dire che anche mancavano dei teschi, da alcuni teschi mancano anche dei denti, perché qualcuno se li portava come amuleto, se ti ricordi. Sì, 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 sì. Erano comunque dei portafortuna, comunque sì, un po' gente che vengono, portafortuna, cioè, portafortuna, diciamo. Però a ricordo di questo orgoglio comunque di combattere il nemico. Certo, 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 certo. C'era Marcello che voleva aggiungere qualcosa, volevo aggiungere qualcosa, Marcello, anche ancora sugli Spomenik, forse volevi aggiungere un qualcosina, sì. Oppure comunque, sì. Sì, prima parlando degli Spomenik, insomma, mi viene in mente un paio di episodi, insomma, il primo riguarda il cimitero il cimitero monumentale dei partigiani di Mostar, che è una... c'è stata anche una polemica in Bosnia perché è stato anche volutamente abbandonato, insomma, ed è interessante la storia che c'è intorno, perché viene periodicamente come dire, sporcato, ci sono, non so, c'è gente che va lì con le bombolette spray e fa questi stemmi nazionalisti, cioè, e viene oppure cioè, butta rifiuti, lascia crescere le erbacce, e periodicamente c'è però gente della zona, e tra l'altro insomma è anche interessante questo posto perché per chi va a Mostar, perché è abbastanza in alto, si vede anche tutta la città, insomma, è anche abbastanza panoramico, e periodicamente ci sono persone della zona che volontariamente vanno lì e ripuliscono tutto. A me per esempio quando ci siamo andati la cosa che mi ha colpito, per esempio, che era evidentemente era un po' che non ci tagliavano l'erba, c'era l'erba abbastanza alta, però mi ricordo c'era una tomba che era invece stata ripulita e qualcuno aveva messo un vasetto di fiori freschi e qualcuno diceva che tutti i giorni qualcuno veniva a portare questi fiori, quindi vuol dire qualcosa che comunque continua a rimanere nella memoria, insomma, di una parte almeno degli abitanti di Mostar. L'altra invece interessante invece riguarda lo Spomenik di Plevlia, che è in Montenegro,
dove, che riguarda anche la nostra storia, perché è la storia, riguarda la storia della formazione della Brigata Garibaldi, non so se lo dico esattamente, insomma, Brigata Garibaldi dell'esercito italiano durante, cioè, durante, dopo l'8 settembre. Dopo l'8 settembre, alcune decine di migliaia di soldati italiani si ritrovarono in Montenegro non sapendo bene cosa fare, nel senso, dopo la, non sapeva bene se tornare, cercare di tornare a casa, allearsi, entrare, insomma, nelle, fare con, allearsi con i tedeschi, oppure entrare, come dire, collaborare con i partigiani montenegrini che avevano combattuto fino a, anche in maniera molto blanda in realtà fino a poco tempo prima. E la cosa interessante fu che gli ufficiali non presero la decisione, si consultarono con i soldati e la maggioranza dei soldati decise di aderire alle formazioni partigiane del Montenegro. E questo volle dire che questi 40.000 soldati italiani parteciparono attivamente alla resistenza in Montenegro e metà di questi morì. Questa storia qua non è conosciuta molto in Italia, perché poi quando i soldati italiani tornarono in Italia si era già in epoca di guerra fredda, questo cosa vuol dire? Che da una parte venivano visti come sospetti in quanto alleati di partigiani che si dichiaravano comunisti, dall'altra invece poi erano visti quasi come personaggi ambigui che perché prima erano stati fascisti e poi erano diventati, si erano alleati con i partigiani, quindi veniva vista come una cosa opportunistica, insomma, quindi vedono comunque emarginati politicamente, diciamo, quindi storicamente da destra, a sinistra, da centro, insomma, questa storia è rimasta quasi quasi silenzio, silenziata per decenni, finché nell'82, se non vado errato, siccome a Plevlia, quando si formò questa brigata, il ricordo di questa formazione italiana venne fatto uno spomenik, uno di questi monumenti. Nell'82, quando fu inaugurato questo spomenik, 80-82, se non mi ricordo esattamente la data, fu invitato anche il presidente Pertini dell'epoca, che andò a Plevlia e insieme alle massime cariche del Parlamento, del governo jugoslavo, andò a inaugurare questo spomenik che si trova al centro di una valle. Io ho visto le foto ed è impressionante. Cioè, c'erano le valli, questa valle, queste colline strapiene di gente, di montenegrini che rendevano omaggio ai soldati italiani morti in quanto alleati dei partigiani montenegrini, per salutare e onorare il nostro presidente. Ecco, questa è una storia che quasi non si conosce, e anche a questo punto io invito veramente a andare a cercare i libri dello storico Eric Gubetti, che lo racconta abbastanza bene, sono in vari libri suoi. Su questo aggiungo una cosa velocissima io, questo spomenik, che è anche legato all'Italia, che è lo Sremski Front, questa regione della Sirmia che praticamente parte dalla periferia di Belgrado, arriva fino a Vukovar, quindi ovviamente ora è già Croazia, dove praticamente i nazisti furono ricacciati indietro, poi verso Zagabria, verso Vienna, e combatté anche oltre l'esercito jugoslavo e l'esercito bulgaro, quindi partecipò anche la cosiddetta Brigata Italia, dove praticamente morirono tutti questi italiani, e c'è un memoriale, vicino, si vede anche dall'autostrada superata il confine tra Croazia e Serbia, quindi quasi al confine tra Croazia e Serbia, ma è già Serbia, ad Escevci, mi sembra si chiami il posto. Praticamente c'è questo memoriale, ormai
chiuso da, coperto dalle erbacce, anche se c'è un custode che è ben contento di accoglierti, dove ci sono tutti i nomi degli italiani, e non solo degli italiani, comunque di questa Brigata Italia morti, e questi corpi di questi italiani sono conservati in un ossario che sono al di là del confine, quindi in Croazia, vicino a Vukovar, nella zona di un paesino di Berak. Ed è una cosa particolare perché nessuno, pochi, si trova anche su internet, se uno gira si trova poco di questa Brigata Italia. Siamo quasi in chiusura e volevo solamente rispondere, c'è un'altra domanda, e qui volevo far intervenire ovviamente, volevo far venire quello che forse è un po' più esperto su questa cosa, che è Marco. C'è Riccardo Pini che ci fa questa domanda. Parlando di codice della strada, sono previste dotazioni particolari in macchina? Estintore, cassetta, pronto soccorso? Perché in alcuni stati sono obbligatori. Sì, decisamente. Addirittura, paradossalmente, sono fuori dall'Europa in alcuni stati balcanici, ma devono avere delle dotazioni più forti che quelle europee. E consiglio di portarsi dietro anche l'estintore, non perché serva, ma perché non dai appiglio a un'eventuale contestazione. Un'altra cosa molto pratica, poi chiudo: se andate con l'auto, portatevi la carta verde in originale, perché a volte vogliono l'originale non perché non si fidino di te, ma perché se non ce l'hai ti possono chiedere una multa o insomma chiederti decine di euro, non tantissime, però cercano di prenderti qualche euro. Ecco, consiglio anche di avere tutto in regola, passaporti esattamente intonsi, nessuna correzione sui documenti. Ecco, è l'unica cosa che consiglio. Per quanto riguarda la sicurezza, è molto ampia, è più ampia che in Italia, è più alta che in Italia. La criminalità è molto bassa lì, come ha detto Valentina e Luca Tocco, andate tranquilli che non succede niente. Essendoci meno persone, i controlli sono più frequenti e non sempre la polizia è chiara come l'acqua, ecco, solo quello. Allora vi farei il giro di saluti, quindi iniziamo a ringraziare quindi Marco e Raduscia che ci hanno il loro esordio in video con noi, ma loro sono storici, soprattutto Marco è uno di Otra, dell'associazione della prima ora, uno dello zoccolo duro, diciamo così, di Otra. Quindi grazie, al prossimo evento, alla prossima conferenza video. Ringraziamo poi Valentina. Ciao a tutti. Ciao ragazzi, poi c'è Luca, i due Claudio Oberti e Claudio Serafini. Ciao, ciao, alla prossima. E poi ringrazio il cosiddetto ospite esterno Marcello Cella che ci ha, diciamo, deliziato con delle notizie, delle informazioni, e ricordo il suo programma radiofonico Balcania che potete ascoltare in streaming ogni giovedì, se non sbaglio, giusto? Venerdì sarebbe, però comunque ora venerdì, scusa. Ultimamente andiamo in onda di sabato e non tutte le settimane, purtroppo. Comunque basta andare comunque sulla pagina sì, del programma, uno lo sa, insomma. Infatti basta cercare anche sulla pagina Facebook Balcania o Balcania Files e trova tutte le informazioni. Quindi ciao Marcello, ci vediamo presto anche per le prossime ospitate. E ora volevo dire solo una cosa prima della sorpresa finale. Praticamente noi abbiamo cercato di trattare un po' tutti i Balcani, l'area dei Balcani, ma non è semplice, anche perché siamo tanti ospiti, il tempo è quello che è, insomma potremmo andare avanti per ore. È ovvio che potete contattarci sui nostri, eventualmente, i nostri contatti o sul nostro sito, sulle nostre pagine Facebook che vedete
in sovraimpressione. Non abbiamo parlato questa volta, non abbiamo accennato del Kosovo, perché è un, insomma, per non raccontare sempre le stesse cose, ma sul nostro canale, su un'altra puntata, c'è la storia anche del nostro viaggio in Kosovo. Io quindi vi ringrazio, ci vediamo alla prossima, ci vediamo alla prossima. Sera di nuovo, e come ha detto Luca, è con piacere vi devo dire che c'è un buon programma. Allora, innanzitutto ringrazio la regia, tutti i relatori, in particolar modo Marcello Cella e i coniugi diretti tutto proprio in queste conferenze. E poi vi devo dire che, come giustamente ha introdotto Luca, che mi ha appena scritto un gerarca di ora per la precisione il capo della sezione affari comunali, che ha testé firmato l'ultimo per lo sposalizio di Paolo e Tiziana, sono nostri soci illustri, a cui a questo punto siamo autorizzati anche a fare gli auguri per il sposalizio prossimo del futuro. Tra l'altro, la loro storia un po' ricalca anche il modo di agire, di vivere di Roma, dal momento che in questo caso il matrimonio avviene tra una fanciulla palermitana e un maschio ferrarese. Beh, comunque va detto tra l'altro che, come noi di Otra diciamo, alla fine il matrimonio è il viaggio più bello e quindi il loro principale. Nel frattempo, ovviamente ringrazio i nuovi relatori, il pubblico che ci ha seguito a quest'ora. Vi rinvio alla prossima conferenza, speriamo appunto di esserci insieme, e poi spero che questa conferenza vi sia piaciuta, perché la vostra soddisfazione è il nostro migliore. Alla salute e buonanotte.